turno di campionato difficile per la Turris questa settimana. Il club corallino affronterà la Ternana, prima in classifica del girone C. Con la vittoria di Avellino di domenica scorsa, la squadra umbra ha raggiunto il record di 11 vittorie consecutive in Serie C. Battendo la Turris a Liberati, potrebbero arrivare a 12 vittorie consecutive, record assoluto per la Serie C. Diversi piani della squadra di mister Fabiano, sorpresa assoluta tra le neopromosse di quest'anno. Dopo il pareggio agguantato contro il Teramo per 1-1, la Turris cerca un risultato positivo per guadagnare altri punti chiave per il discorso salvezza, da sempre obiettivo esplicitamente dichiarato da parte della società. Il match fra Ternana e Turris torna 23 anni dopo l'ultima volta, restituendo ai tifosi di vecchia data il sapore delle antiche sfide sui campi caldi del sud che caratterizzarono gli anni 90. I corallini hanno 9 punti di vantaggio sulla zona play-out e la partita che è in programma domenica alle ore 15 sarà l'ultima trasferta prima della sosta natalizia.